diciamo che il primo turno un po' di emozione si è sentita, anche se siamo alla quinta, comunque l'Olimpiade e l'Olimpiade è una gara a sé. Però passato il primo turno eravamo tutti concentrati sulla staffetta, dovevamo essere sul pezzo, entrare convinti che potevamo farcela, passare turno dopo turno per arrivare in finale e combattere per una medaglia. Ed è arrivato un argento che quasi quasi era anche oro. Pietro ha fatto due giri alla fine incredibili e ci ha fatto sognare tutti, penso. Io sto già perdendo la voce perché ho urlato come una matta quegli ultimi due giri. Per me non sono abituata a guardare alla fine, no? Sono sempre io che chiudo la staffetta, quindi per me essere all'interno, ho cercato in qualche modo di trasmettergli più energia possibile. Penso che siamo arrivati tutti bene, abbiamo fatto un bel lavoro. Io con Anthony sono 2 anni ormai, anche da qui, io conto già la stagione passata perché insieme a questa stagione, perché non abbiamo fatto nessun tipo di gara, quindi è diventata una mega stagione. E con Covid, non Covid, vai in Ungheria, torna in Italia, allenati da sola, trova altri compagni di allenamento, quindi ci sono stati tanti cambiamenti, tanti spostamenti e lui è stato davvero bravo a controllare tutto, far sì che continuasse ad allenarmi al meglio. E prima di partire gli ho detto: qualsiasi cosa succeda, grazie, perché sono contenta del lavoro fatto, sto bene, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto nel modo in cui volevamo e andiamo a divertirci, insomma.